Mister, buonasera. Bravi e fortunati a resistere nel primo tempo, poi insomma è uscito fuori la qualità del Catanzaro. Direi che insomma lo Spezia ha dimostrato nel primo tempo di essere molto forte, però il Catanzaro non l'è stato da meno. Insomma, ribadisco, bravi e fortunati a saper resistere e poi a esprimere quello che sapete fare. No, allora, primo tempo lo Spezia è una grande squadra, l'anno scorso stava in Serie A, c'ha giocatori di Serie A, e è stata molto brava nella pressione, perché al di là noi abbiamo chiaramente avuto una difficoltà nel primo tempo, perché il vento dava al loro gioco la possibilità di guadagnare campo. Perché? Perché nel momento in cui poi noi dovevamo giocare, loro sono molto molto bravi sulle aggressioni. Noi lo sapevamo, l'avevo detto anche ieri, è una squadra organizzata molto nella fase difensiva, è organizzata molto sulle pressioni, pressavano con un'intensità altissima e di conseguenza ci guadagnavano poi campo facilmente, perché grazie al vento, tant'è vero il rigore è stata una palla ributtata proprio grazie al vento, si è fatto superare la linea difensiva, quindi chiaramente il vento ha condizionato un po' il primo tempo, però noi siamo stati molto bravi perché abbiamo mantenuto compattezza, abbiamo mantenuto umiltà, abbiamo concesso chiaramente qualche punizione, qualche situazione importante per loro, però abbiamo sempre cercato di ripartire con combinazioni diciamo giuste, e anche il primo tempo ci siamo disimpegnati anche molto bene e abbiamo superato la pressione più difficile che potevamo ricevere, e l'abbiamo fatto secondo me con qualità. Secondo tempo poi chiaramente nel momento in cui loro non avevano la possibilità di guadagnare campo con le palle lunghe, il discorso è stato molto più semplice, abbiamo preso in mano la partita, li abbiamo messi lì e poi chiaramente è venuto fuori, e sono contento, l'individualità di questa squadra che anche in questa categoria si stanno facendo rispettare. Mister, celebriamo di solito noi gli attaccanti, coloro i quali fanno grandi azioni, grandi gol. Oggi però vorrei che lei spendesse due parole per un ragazzo come Scognamillo, no? Che oggi è stato, secondo me, cioè, il gol nasce da lui, proprio la vittoria secondo me nasce da lui, nasce anche dalle sue chiusure. Insomma, mi piacerebbe che dicesse due parole al proposito. Ma guarda, e poi a parlare di Scogna, guarda, solo dire il nome suo mi viene da ridere, perché è un ragazzo troppo, troppo positivo, troppo simpatico e poi troppo attaccato ai colori giallorossi, quindi di conseguenza è l'anima di questa squadra. E la persona, però mi dispiace parlare di una persona sola, perché quel ragazzo che giustamente rallegra lo spogliatoio, quel ragazzo che voglio dire, io sono molto contento per lui che si sta prendendo una grande soddisfazione in questo campionato, perché io glielo dicevo l'anno scorso che è un peccato che non abbia fatto, diciamo, negli anni campionati più alti della Lega Pro. Ha avuto un'occasione, mi sembra col Trapani, non mi ricordo bene, però è un giocatore che ha tutte le potenzialità per essere un difensore di livello. Mister, due cose. La prima, al di là dell'aspetto tattico e del vento che, come ha spiegato, ha condizionato la partita, anche mentalmente mi pare di poter capire, non so se mi dà ragione, il secondo tempo la squadra è sembrata più libera, no? Più convinta, ha preso quella consapevolezza e poi in scioltezza ha giocato in quel modo. La prima cosa, quindi se mentalmente la squadra inizia a entrare in categoria. La seconda, guardando il primo tempo, dove secondo me Catanzaro non ha demeritato, perché comunque ha subito pochissimo, ti viene da pensare, forse per le squadre top siamo poco fisici, e invece poi viene quel secondo tempo. Che mi dici? Ma guarda, io penso che la spiegazione l'ho data prima, perché noi lo spirito della squadra era molto alto anche nel primo tempo, altrimenti se no prendevi gol, e lo Spezia è una squadra
superiore alla media di questo campionato. È una squadra forte, poi è anche molto organizzata, perché comunque venire fuori dalle loro pressioni, se non avevamo lo spirito alto nel primo tempo, tu sopperivi, magari perdevi un pallone, ci prendevano, invece siamo stati. È sempre una questione di vento, una questione di forza e di incapacità da parte loro nel riguadagnare campo nel secondo tempo, e quindi di conseguenza l'impressione è che dominavamo nel secondo tempo, però era dovuto più che altro, ecco, loro avevano poco soluzioni per venire fuori dalle nostre pressioni, e quindi di conseguenza è diventato un po' tutto più facile nel secondo tempo. Sì, mister. Fisicità purtroppo si è visto nel primo tempo, la fisicità purtroppo noi dobbiamo essere molto attenti, perché poi abbiamo anche magari tanti giocatori con pochi centimetri, però poi dobbiamo essere bravi a sfruttarli nella velocità, nella tecnica che secondo me la squadra poi ha. Però secondo me nel primo tempo, anche vedi, con il gioco sporco, con le palle lunghe, la fisicità loro si è fatta sentire. Sì, mister, allora un Catanzaro che dimostra ancora una volta una grande determinazione, una grande voglia di vincere, di fare risultato in uno stadio che, ecco, vorrei che spendesse, dato che è una giornata importante, il ritorno al Ceravolo, in un Ceravolo ristrutturato, riammodernato, vorrei che spendesse due parole per questa atmosfera bellissima, anche perché il suo collega Alvini prima, poco fa, ha detto: abbiamo giocato in uno stadio bellissimo. Vedi, mi fa sorridere anche questo discorso qua, perché penso che in Serie B avere uno stadio pieno come avevamo oggi noi non è che è da tutti, c'è un entusiasmo che trasporta, io l'ho detto ieri, oggi secondo me la squadra, a differenza di Lecce, oggi aveva non una carica, ma ne aveva 4-5 in più rispetto a Lecce, e questo è dovuto a che cosa? Sicuramente non alle mie parole, è dovuto al fatto che quando entri dentro questo stadio i giocatori si sentono forti, si sentono diciamo accompagnati da tutto questo pubblico, e quindi praticamente tirano fuori il meglio di loro, quindi speriamo di riuscire a mantenere questo entusiasmo fino alla fine, perché se riusciamo a mantenere questo entusiasmo sarà un qualche cosa di bello fino a fine campionato. Io me lo auguro per la gioia mia, la gioia del mio staff, dei miei giocatori, e soprattutto anche della gioia di tutti i tifosi del Catanzaro.